benvenuti in questo nuovo video vlog. Oggi vi porto con me durante una singola, solo una giornata. Eccomi qua, sto facendo colazione con latte, caffè e biscotti. Tra i miei preferiti ci sono indubbiamente i crumiri. Mi sono spostata qui in camera perché, se devo proprio essere sincera, volevo parlare un po' con voi, ma a quest'ora in cucina c'è una luce orribile perché non c'è ancora abbastanza luce naturale. Quindi devo usare quella artificiale e non riesco a farmi vedere se non sembrando illuminata dalla luce divina. Comunque, buona colazione. Tra un quarto d'ora devo uscire. Ho fatto tutto tranne mettere queste due cose in borsa, vestirmi e lavare i denti. E poi mi sa che faccio qualcosa ai capelli perché non è che siano la cosa più pulita del mondo. Comunque, questa settimana, per ora, non ho ancora iniziato il weekly, però siccome mi stanno piacendo molto, penso che farò un weekly finto questa settimana, ovvero riprenderò le ultime tre giornate della settimana, ovvero il weekend, perché comunque saranno abbastanza piene. Non ho registrato fino adesso perché lunedì, martedì e mercoledì sono sempre dei giorni abbastanza pieni, perché sto più ore in università rispetto a giovedì e venerdì, dove, o meglio, non sempre giovedì e venerdì sono leggeri, il giovedì sempre. La resta della settimana è sempre un po' piena. Ieri per esempio è stata una giornata abbastanza leggera a livello di lezioni che ho fatto, però rimanere in università fino a tardi, beh, ieri fino alle 4 e un quarto tipo, per poi dover andare direttamente al lavoro una volta tornata, diciamo che è una routine un po' così, e più che altro mi viene difficile vloggare. Quindi vabbè, questa settimana vloggerò solo l'ultima parte. Sto abbondando coi biscotti perché mi brontolava la pancia stamattina, quindi voglio romperla al massimo. Oggi vi porto con me in questo video, che voleva essere tipo un 6 a.m. a day in my life. L'avevo visto fare da altre youtuber che seguo, che sono americane barra canadesi barra inglesi. Però già il titolo ha qualcosa di sbagliato, perché non mi sono svegliata alle 6 ma alle 7. Tra l'altro fino ad adesso non vi ho fatto vedere nulla, ma come vi ho detto ho praticamente già fatto tutto, perché prossimamente ho intenzione di fare la morning routine aggiornata a questa nuova routine universitaria. Quindi non vi ho fatto vedere molto per questo. Nulla, venite con me in questo 7 a.m. a day in my life. E poi ho scelto pure il giorno sbagliato per fare questo video, perché oggi non lavoro, perché sono di riposo. Però vabbè, altre cose da fare le abbiamo, quindi va bene lo stesso. Comunque io sono in vestaglia, letteralmente. Cioè, questo sotto è il mio pigiama e poi ho dovuto mettere la vestaglia sopra perché stavo congelando. Ho detto tutto. Però vabbè, ormai ci siamo, ormai è normale che le temperature scendano. Ragazzi, dobbiamo accettarlo. Cioè, in realtà io sono contentissima, però io odio le stagioni di mezzo, o meglio odio il cambio temperatura. Perché l'autunno e la primavera in realtà mi piacciono un sacco. Però odio il fatto che ogni volta non so cosa mettermi, poi finisco per ammalarmi perché magari mi vesto troppo leggera. Non so davvero come comportarmi, ed è questa la parte che mi dà fastidio. Oggi per esempio c'è un tempo bruttissimo, almeno qua, perché poi io andando a scuola in un'altra città ogni volta devo guardare doppio meteo. Infatti poi finisco per non guardarlo mai, vestirmi un po' a sentimento e o morire di caldo o morire di freddo. Di solito di freddo. Ok, fai in realtà acceso perché tra poco assolutamente devo uscire. Metto le ultime cose nella borsa. Oggi porto quaderno, che uso per prendere appunti, e l'iPad, anche perché sul quaderno ho degli appunti che devo trasferire sull'iPad, quindi loro due. Caricatori dell'iPad, che penso che sia anche scarico. Libro per il treno. Sì, sto ancora leggendo Se questo è un uomo. Penso di averlo iniziato tipo a maggio, ma come potete notare non mi ha molto preso come libro. Nel mentre ho letto qualcos'altro, ma non tantissimo, quindi devo assolutamente uscire dal blocco del lettore e iniziare a leggere e leggere e leggere in treno, perché alla fine
Sto talmente poco sul treno che non potrei fare nient'altro se non leggere, quindi voglio assolutamente riprendere e vorrei fare solo quello in treno, leggere. Quindi me lo porto, manca poco, quindi mi devo impegnare. Oggi non pranzo in università, strano, ma faccio solo merenda, quindi mi sono portata un po' di frutta. Ho trovato al black, nulla di molto fantasioso come potete vedere, jeans nero un po' a zampa e cardigan nero. Oggi un po' così. Allora amici, io sono arrivata in università un po' prima del dovuto, alla fine sono scappata fuori casa perché tra una cosa e l'altra sono sempre in ritardo. E nulla, sono arrivata un po' prima per il semplice fatto che mio papà aveva un impegno, quindi siamo venuti prima così che lui potesse fare anche le sue cose. E nulla, adesso vado un po' in biblioteca così studio e ottimizzo i tempi. E dopodiché io oggi ho solo una lezione che va dalle 10.30 alle 12 ed è economia aziendale, quindi alla fine essere venute prima almeno mi ha fatto ammortizzare il viaggio. Parlo già in termini economici prima della lezione. Comunque, adesso andiamo. Ok, eccomi tornata alla base. Il giovedì è il mio giorno preferito perché in università finisco alle 12:15 tutte le settimane, sempre comunque, ho solo due lezioni infatti il giovedì, oggi addirittura ne avevo solo una e poi è anche il mio giorno libero al lavoro, quindi non c'è niente di meglio, in sostanza posso dedicarmi a quello che voglio e vabbè ogni tanto mi tocca anche studiare, però nel senso posso dedicarmi a quello che voglio con i miei tempi senza fretta. Comunque, infatti, adesso sono le 13:40, io sono arrivata a casa più o meno per l'1:20, abbiamo già messo sul fuoco il pranzo, l'ho preparato insieme a mia sorella e abbiamo preparato, o meglio, stiamo preparando il riso con i broccoli e il tonno. Molto easy, però ci piace un sacco. Mentre aspetto che il riso sia pronto, così possiamo anche pranzare, che ho un certo languorino, vi racconto un attimo quello che è il programma della giornata. Allora, intanto dalle 4 alle 5 ho una guida. Tra l'altro per tornare a casino ho guidato io. Dopodiché, per quanto riguarda l'università, mi sono segnata l'altro giorno il programma per... Oddio, luce divina. Mi sono segnata l'altro giorno il programma per... le prossime giornate che mi permetterà, questo programma mi permetterà di portare a termine tutti gli schemi che settimana scorsa ho lasciato arretrati. Da programma oggi ho da fare gli schemi di informatica e quelli di contabilità. In realtà quelli di contabilità sono praticamente finiti, quindi mi sono addirittura portata avanti. Dopodiché, altro impegno, devo incartare... Madonna, ok, è caduta una cosa che poteva cadere. Comunque devo incartare i regali di compleanno per il mio ragazzo, che tra l'altro mi ha appena scritto: ciao, tu sei non sai cosa ho in mano. Facciamo così. Il suo compleanno in realtà è stato lunedì, però io ovviamente sono in ritardo e infatti il regalo lo riceverà solo sabato, perché purtroppo per tutta questa settimana non siamo riusciti e non riusciremo a vederci fino a sabato, quindi purtroppo riuscirò a darglielo solo allora. In tutto ciò oggi esco anche un po' di casa verso tardo pomeriggio dopo la guida, dopo la guida, prima di cena, perché non vedo la Fra e la Bea da una vita, quindi mi vedo con loro. In tutto ciò, obiettivo della giornata è finire tutto tipo prima di cena. Sarà impossibile, ma comunque vorrei stare anche un po' sul divano stasera, quindi per stare con i miei, intendo, quindi sì, ce la faremo. Non lo so, speriamo di sì. Oggi per pranzo sbobba direttamente dalla scuola, dalla mensa della scuola elementare. Ok, pranzo fatto, si sono fatte le due, quindi adesso impacchetto i regali per il mio ragazzo insieme a mia sorella che mi dà una mano e ora vi spiego anche a cosa servirà mia sorella. Ciao. Ciao. Ciao.
fa l'abbinamento di colori. Comunque, allora, l'idea che ho deciso di copiare l'avevo trovata già mesi fa su TikTok ed è il regalo tipo ti amo con tutti i miei sensi. Lo scopo è fare 5 regali, ognuno dei quali fa riferimento a uno dei 5 sensi. Quindi adesso vi faccio vedere quelle che sono state le mie idee. Allora, questi sono i regali, ora ve li spiego. Allora, il regalo più grande sono sicuramente le scarpe che necessitava, tra l'altro una sleppa di piede, infatti spero vadano bene. E ho preso le Vans perché le voleva e queste sono per il tatto. Ma vale vedere bene? Scusate, sono comunque le old school, quindi le più classiche di tutte. Sei felice? Ok. Poi per l'udito ho scelto il DVD di The Truman Show, che è il suo film preferito. Come altra idea ci stava anche andare al cinema, ma ci siamo andati di recente, quindi mi sembrava più carino così. Per quanto riguarda l'olfatto ho preso, vabbè, questi sono due campioncini. Comunque il regalo in sé è questo, ovvero una crema dopo barba dell'acqua dell'Elba che usa, quindi io ne ho semplicemente presa una nuova. Questo è il regalo per il gusto. Tra l'altro mi sono ingegnata per fare il bigliettino così. E praticamente gli voglio regalare una cena per questo locale, il Binario Magic Pub a Bergamo, che è un locale interamente dedicato ad Harry Potter. È un regalo anche per me comunque. Tanto per cambiare. Ah sì, esatto, perché sia io che lui siamo abbastanza patiti da Harry Potter, infatti è un regalo anche per me, sono più gasata io, però va bene. E infine abbiamo la vista, non ho ancora preparato in realtà il bigliettino, magari ve lo faccio vedere una volta finito, e gli ho preso i biglietti per andare a vedere il Museo del Novecento e questa è la scritta che volevo mettere. Tra l'altro ho realizzato che questo video uscirà prima rispetto a quando gli darò i regali, ma tanto lui i miei video non si riguarda, quindi va bene così. Ed ecco qua il risultato finale, guardate che carino, lo adoro, spero gli piaccia e spero che gli piacciono anche tutti i regali. E nulla, a me piace un sacco, purtroppo non avevo la stessa carta, cioè non ho fatto in tempo con la stessa carta a fare tutti i pacchetti, però vabbè, direi che anche così è molto carino. E nulla, ringraziamo mia sorella per averlo fatto. Allora, aggiornamento, con i capelli fradici, non perché abbia preso la pioggia, nonostante comunque è venuta giù una scrosciata d'acqua, ma perché mi sono appena fatta la doccia. Infatti sono andata a fare la guida, sono andata a bere il caffè con le altre, che infatti mi sono venuta a prendere loro, infatti non sono neanche passata da casa, e mi sono fatta la doccia. Adesso, e prima di uscire di casa ho anche iniziato a lavorare, a fare un po' di cose al computer, quindi non ho più scuse. In questo tempo che mi separa dalla cena, devo fare i compiti. O meglio, devo fare un po' di schemi. Andiamo. Stavo facendo contabilità e volevo solo condividere questa cosa, della quale sono troppo contenta. Non so perché io ci abbia pensato solo ora e non l'abbia mai fatto alle superiori. Comunque, per esempio, quando faccio gli esercizi di contabilità li scrivo, scrivo i calcoli a computer, diciamo, e poi posso prendere i miei appunti con la penna. Cioè, non c'è niente di più comodo, devo essere sincera. Comunque, contabilità l'abbiamo finita, quindi possiamo segnarla. In realtà ho fatto anche matematica ieri, quindi ok. Adesso direi che possiamo passare ad informatica, così poi ho finito tutta la lista. Il prof ha introdotto il corso facendo degli accenni di teoria, quindi adesso provo a schematizzare un po' queste slide. Io, Regina dei Fiori, mi faccio vedere in queste fantastiche condizioni. Comunque ho finito finalmente di fare le ultime cose per scuola e mi viene ancora da chiamarla scuola, anche se in realtà ormai sono all'università, però vabbè, non è un problema, tanto voi sapete che faccio l'università. In ogni caso adesso sono andata di là a sbirciare un po' i miei, ma sono abbastanza cotti entrambi, la mamma sta già abbastanza dormendo, sono le 10 in realtà, abbastanza presto, però dopo una giornata lavorativa direi che ci sta, quindi è ritirata, ho fatto una ritirata. E ho ancora le mollette in testa, ho messo io e la corona di fiori, adesso ci mettiamo nel letto, finisco sicuramente di editare questo video. Comunque sì, ho gli occhiali un po' storti perché sono rotti, prima o poi dovrò anche andare a rifarli. In ogni caso finisco di editare sicuramente questo video, poi magari mi metto un po' a guardare qualcosina, però massimo alle 11 voglio dormire perché domani devo andare presto in università, quindi è il caso di non fare tardi, perché ogni mattina io mi sveglio mezza morta, tipo così, e non ho mai voglia di svegliarmi, mai voglia di alzarmi, quindi se poi vado anche a letto tardi
diciamo che non va bene. Detto ciò, noi abbiamo completato la nostra to-do list alla grande. Devo dire che non ero così fiduciosa, ma sono contentissima, quindi bravi noi. Noi ci vediamo al più presto in un nuovo video. Intanto spero vi sia piaciuto questo. Se è così, mi raccomando, lasciate tanti pollici in su. Vi mando un grosso bacio. A presto, vi voglio bene. Ciao amici.